Ex Colonia Motta, blitz di polizia e fiamme gialle, 5 in questura, un arresto, 20 grammi di coca sequestrati. Pagamenti IMU, l'avvocato Guidi avvia procedure di mediazione, avvisi master certificati il 28 dicembre. Politiche 2018, al via le campagne elettorali sul territorio dei candidati apuani e si pensa anche alle amministrative. Campagna di prevenzione per malattie agli occhi, screening gratuiti a Monterosso di Carrara. Fonte Viva White Marble Marathon, tutto pronto per il grande evento sportivo dell'11 febbraio a Massa Carrara. Toscana ovunque bella, il comune di Massa promosso con due racconti digitali pubblicati sul portale della regione. Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Antenna 3. In apertura, come avete sentito la cronaca, Polizia di Stato e della Guardia di Finanza fermano un traffico di stupefacenti. Blitz ieri mattina alla ex Colonia Motta. Un ventenne è stato arrestato per spaccio, altri 4 portati in questura e aperto l'iter di espulsione. Sequestrati poi 20 grammi di cocaina, ma ci racconta come sono andati i fatti Benedetta Bianchi. Blitz di polizia e guardia di finanza ieri mattina all'ex Colonia Motta, struttura abbandonata e spesso occupata per attività illecite. Nel tempo sono stati molti gli esposti della cittadinanza per avere maggiori controlli nella zona e riportare sicurezza. Ieri l'intervento della polizia, reparto volanti del neo dirigente Giuseppe Cianflone, del reparto prevenzione crimine toscana, della squadra mobile e pattuglie della guardia di finanza di Massa, con il supporto del cane antidroga Fagas, pastore tedesco che ha trovato diversi involucri all'interno delle stanze vuote. A occupare il primo piano della colonia sono stati trovati 5 stranieri, tutti nordafricani tra i 20 e i 40 anni. Sono stati portati in questura. Un ventenne è stato arrestato perché trovato in possesso di 13 involucri di cocaina e 600 euro in contanti nel portafoglio. In tutto sono stati sequestrati 20 grammi di cocaina pronti per la vendita, oltre a cellulari rubati o utilizzati per l'attività di spaccio, navigatori e fotocamere. Nel corso dell'attività si è avuto modo di rintracciare 5 soggetti, tutti cittadini stranieri, che sono stati accompagnati poi in questura per gli accertamenti del caso concreto, in particolar modo relativamente alle generalità. All'esito appunto dell'operazione, un cittadino straniero, come già detto, è stato tratto in arresto. Per un altro cittadino irregolare sul territorio dello Stato è stato adottato un provvedimento di espulsione a firma del signor prefetto della provincia di Massa Carrara. Un altro cittadino straniero è stato contestato poi la detenzione di stupefacente per finalità, per uso personale, vista appunto la modica quantità di stupefacente rinvenuta. Altri 2 cittadini invece irregolari sul territorio nazionale, oltre a essergli contestato ovviamente il reato di occupazione abusiva di terreni ed edifici, sono stati anche deferiti al locale ufficio immigrazione di modo tale che si potesse accertare la loro posizione sul territorio nazionale. L'operazione congiunta di polizia e fiamme gialle fa parte di un monitoraggio eseguito su diversi immobili abbandonati del territorio e occupati abusivamente. Quello di ieri è solo il primo blitz di una lunga serie. Intervento nella notte dei carabinieri del radiomobile di Pontremoli per un incendio ad un furgone Renault appartenente ad una società locale che si occupa della vendita di moto e veicoli. Le fiamme, le cui cause sono in corso di accertamento, hanno distrutto completamente il mezzo, come state vedendo dalle immagini. Sono state domate dai vigili del fuoco di Aulla, che avrebbero escluso atti dolosi. Numerosi interventi dei vigili del fuoco di Massa oggi in provincia per problemi su alcuni cavi elettrici. Al centralino dei vigili del fuoco sono infatti arrivate decine e decine di chiamate per segnalare cavi elettrici che stavano sfiammando in più parti della provincia. Un fatto alquanto strano, secondo i vigili del fuoco, probabilmente dovuto ad usura dei cavi e a problemi di sovraccarico. Questione cartelle ICI IMO 2012, non demordono Stefano Benedetti, Forza Italia, Massa e l'avvocato Marco Guidi. E proprio Guidi nei prossimi giorni intraprenderà la procedura di mediazione, ma Master ricorda che gli atti sono stati inviati entro i termini. Sara Germelli.
Continua la questione sulle oltre 10.000 cartelle ICIMU del 2012 inviate da Master ai cittadini massesi. Da giorni ormai, riferisce Stefano Benedetti di Forza Italia Massa, è in atto un approfondimento tecnico da parte dell'avvocato Marco Guidi. Abbiamo individuato il percorso da avviare per opporsi agli avvisi ICI del 2012. Riteniamo che i pagamenti siano caduti in prescrizione per errata ed illegittima notifica ai contribuenti, come stabilito dalla sentenza di Cassazione delle sezioni riunite 24822 del 9-12-2015. Pare che, come dice il consigliere, l'avvocato Marco Guidi intraprenderà nei prossimi giorni la procedura di mediazione per poi rivolgersi nell'eventualità alla commissione tributaria provinciale, secondo la normativa vigente. Altra questione da risolvere, dice Benedetti, è la richiesta illegittima di mora ed interessi sugli adeguamenti. Presenterò un esposto alla Procura della Repubblica, dice il capogruppo di Forza Italia. L'incasso della mora non dovuta è da considerarsi come appropriazione indebita. Ma Master, già nei giorni scorsi, ricordava che non c'è alcuna prescrizione, sottolineando di aver inviato le lettere di accertamento entro e non oltre la fine del 2017, rispettando quindi i termini di decadenza stabiliti dalla normativa vigente. Ai fini della decadenza, infatti, si conta il giorno di consegna del plico all'ufficio postale, mentre per il destinatario vale la data di ricevimento dell'atto, momento in cui partono i termini per un eventuale ricorso o pagamento. La data indicata da Master e dal Comune di Massa, ovvero il 28 dicembre, sarebbe confermata anche dalla foto della distinta degli avvisi consegnata dalla società Poste Italiane. E torniamo ad occuparci del regolamento urbanistico. La Lega punta il dito contro il comportamento dei consiglieri massesi assenteisti. Una vergogna, secondo il responsabile territoriale della Lega, Nicola Martinucci. Sentiamo. Quello che sta succedendo in Consiglio Comunale è indecente. La continua diserzione del Consiglio da parte dei consiglieri per soli scopi personali e politici è un atto di irresponsabilità verso l'intera comunità. Con queste parole, Nicola Martinucci, responsabile territoriale della Lega, interviene in merito alla maratona dei consigli comunali convocati per l'approvazione del tanto agognato regolamento urbanistico. Secondo Martinucci, la situazione è ormai insostenibile. Il regolamento urbanistico manca da più di 30 anni e la città avrebbe bisogno della sua approvazione per scongiurare il blocco totale di tutta l'economia massese già sofferente da tempo. Ogni giorno decine di imprenditori, fa sapere il responsabile territoriale della Lega, si recano in sala consigliare per assistere a quell'approvazione del regolamento urbanistico che gli permetterebbe di avere una boccata di ossigeno e ogni giorno questa gli viene negata. È una vergogna, conclude Martinucci, chiedendosi tra l'altro cosa abbia fatto in questi 5 anni il Consiglio Comunale e come mai si sia ridotto a discuterne solo all'ultimo momento. Massa non può più accettare scuse, rincara il segretario provinciale della Lega Andrea Cella. La città ha bisogno di questo strumento per crescere e per adeguarsi alle nuove normative. L'assenza a oltranza, continua Cella, la considero una mancanza di rispetto verso la città oltre che una vigliaccata. A rimetterci, come al solito, sarà solo la città. Dello stesso avviso anche Stefano Caruso di Toscana Attiva, che non condivide il comportamento di quei consiglieri della maggioranza che, a suo dire, con troppa tranquillità non partecipano alle sedute comunali, sicuri che il numero legale venga garantito dalla minoranza, e si rammarica infine nel vedere la rassegnazione di tanti cittadini che non credono più ad un cambiamento anche politico. Ed ora il taccuino politico. Nei giorni scorsi abbiamo fatto un quadro dei candidati a Camera e Senato per le elezioni politiche del 4 marzo. Al lungo elenco, composto da 14 appuani in corsa, vanno aggiunti quelli della lista di Potere al Popolo. Alla Camera, il collegio plurinominale Toscana 1, capolista è Ennio Minervini e all'uninominale, collegio di Massa, Silvano Lazzini. E ancora, nei collegi di Massa Carrara, Fratelli d'Italia nel plurinominale alla Camera schiera Paola Frassinetti, Giovanni Donselli, Letizia Giorgianni, Riccardo Zocconi. Al Senato, proporzionale, Fratelli d'Italia punta sull'uscente Achille Totaro. L'UDC Noi con l'Italia, nel collegio che include la provincia apuana, ha nel plurinominale Camera Francesco Pifferi, Cinzia Petrone, Jacopo Boiola e Alessio Lombardi. Al Senato, Luigi Morelli, Michela Rugani, Enrico Mencattini e Carola Farano.
Pronto a correre per la carica di sindaco di Massa, per il centro-sinistra, con o senza primarie, è l'avvocato Sergio Menchini. Si presenterà alla cittadinanza in qualità di candidato domenica mattina alle 10.30 nella sala di Fratelli Cristiani a Massa. L'avvocato consegnerà al dibattito cittadino immagini, dati e riflessioni che vedono Massa tra le città meno reattive alla crisi. Un territorio in bilico tra il declino e la voglia di fare meglio, scrive Menchini. L'incontro, conclude, sarà utile per approfondire temi come lavoro, formazione, ambiente, cultura e qualità della vita nel nostro territorio. Venerdì 2 febbraio alle 21 al Teatro dei Servi a Massa, Martina Nardi, parlamentare del PD, lancerà la sua candidatura alla Camera dei Deputati. Un momento di bilancio di 5 anni trascorsi in Parlamento per la deputata PD uscente, ma anche di confronto e di progettazione. Accanto a lei tanti altri candidati del PD e della coalizione di centrosinistra del territorio, tra cui Cosimo Ferri, Angelo Zobbani, Umberto Buratti e Lorenzo Beccattini, che durante il dibattito si racconteranno ai cittadini. Domani alle 18 al Parco di Ricortola nel Viale delle Pinete a Massa i candidati di Potere al Popolo per Massa Carrara incontreranno i cittadini. Ci saranno Silvano Lazzini per il collegio uninominale della Camera per Massa Carrara, Francesco Corrotti per il collegio uninominale del Senato per Massa Carrara e Lucca e Enio Minervini, candidato di Massa Carrara come capolista al proporzionale nel collegio plurinominale alla Camera. Cambiamo pagina. Al centro polispecialistico di Carrara parte la campagna nazionale di prevenzione e diagnosi della maculopatia. Per salvare la vista, screening gratuiti fino al 23 febbraio. Sentiamo. Ha preso il via anche a Carrara la prima campagna nazionale di prevenzione e diagnosi della maculopatia, malattia che coinvolge la parte centrale della retina, promossa su tutto il territorio nazionale da CAMO, Centro Ambrosiano Oftalmico, e dall'Ospedale San Raffaele di Milano con il patrocinio del Ministero della Salute. L'iniziativa prevede fino al 23 febbraio prossimo visite oculistiche gratuite presso 20 centri italiani aderenti. A Carrara i cittadini interessati potranno recarsi presso il centro dell'unità operativa al centro polispecialistico Monterosso in piazza Sacco e Vanzetti. La campagna è indirizzata a persone di età superiore a 50 anni, periodo della vita in cui solitamente si possono presentare le prime avvisaglie della malattia che a lungo termine determina distorsione della vista e riduzione della stessa con rischio per il paziente di cecità. La patologia nella sua forma iniziale si presenta senza sintomi, per questo, sottolineano i medici, è indispensabile la diagnosi precoce. Il mese della prevenzione e diagnosi nasce dai risultati di un'indagine sulla popolazione a livello nazionale, commissionata dal dottor Lucio Buratto, direttore scientifico del CAMO, e da professor Francesco Bandello, ordinario direttore della clinica oculistica dell'Università Vita Salute, Istituto Scientifico San Raffaele di Milano. I dati hanno mostrato che solo il 10% degli italiani ha una conoscenza e una consapevolezza della gravità della patologia, nel caso sia dovuta alla degenerazione senile o al diabete. L'azienda USR Toscana Nord-Ovest comunica che giovedì 1 febbraio dalle 16 alle 18 nell'ambito territoriale di Massa Carrara potrebbero verificarsi rallentamenti o interruzioni nella gestione informatica di alcuni servizi, tra cui il CUP e il laboratorio analisi, a causa di un aggiornamento per il potenziamento del database. L'azienda si scusa per eventuali disagi legati a questo intervento, finalizzato comunque ad un miglioramento dei servizi. È mancato all'affetto dei suoi cari Oreste Gentili, 78 anni, padre di un nostro ex collaboratore. Un uomo che per oltre 40 anni ha rappresentato un punto di riferimento per il commercio massese gestendo la bottega di via Massavenza. Persona di grande umanità e generosità, con l'amore della moglie Linda, ha saputo insegnare ai suoi figli e ai nipotini il valore e il rispetto sia per la famiglia che per il lavoro. Lascia un grande vuoto, ma il suo ricordo rimarrà vivido in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Il funerale verrà celebrato domani, giovedì 1 febbraio, alle 14.45 alla Chiesa Servi di Maria di Marina di Massa. E più sentite condoglianze da parte di tutta Antenna 3 che si stringe attorno alla famiglia Gentili. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.
macchina. Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista, elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli Apuana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. Amore, ci sono mille cose da fare prima della festa per zia Pina e tu sei sempre lì con quel tablet. Piante da sistemare, muri da tinteggiare, la parabola da montare. Già fatto. E come? Noleggiando tutta l'attrezzatura da Italnolo. Resta solo la festa. Fatto anche questo. Ora manca solo zia Pina. L'hanno già noleggiata. Tutti possono rivolgersi a Italnolo. Qui da Brico Center di quello che c'è non manca niente. Anzi, tanti servizi apposta per te. Le vernici del colore che vuoi tu. Cornici su misura. Taglio del legno su misura. Duplicazione chiavi e telecomandi. Quando vieni da noi a curiosare, approfittane per ricaricare il tuo cellulare. E se invece vuoi portarlo sempre con te, ti diamo il caricatore portatile. E per i tuoi acquisti ingombranti, ci pensiamo noi. Ci penso io. Brico Center, Massa, via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo. Tutto pronto per la Fonte Viva White Marble Marathon di domenica 11 febbraio. La manifestazione, ideata dall'atleta Paolo Barghini, coinvolgerà i comuni di Massa e di Carrara, centinaia poi di volontari e numerosi imprenditori locali. Main sponsor alla Fonte Viva. Ci sarà anche il premio speciale in memoria di Gianfranco Magni, il giovane massese morto un mese fa. Benedetta Bianchi. Be a Marble Hero è lo slogan della Fonte Viva White Marble Marathon, la grande manifestazione FIDAL che lo scorso anno ha avuto un ritorno economico sul territorio di Massa Carrara stimato in circa 1 milione di euro e che per questa seconda edizione farà registrare ancora numeri record. L'appuntamento di domenica 11 febbraio, il primo in assoluto della stagione podistica, coinvolge i due territori di Massa e Carrara, i settori comunali di sport e turismo, imprenditori locali e associazioni. Sicuramente è una grande promozione per il territorio. L'anno scorso è stata una bellissima festa, abbiamo avuto una bellissima giornata, abbiamo fatto vedere a tutta l'Italia che cosa può essere il mese di febbraio sul nostro fronte mare. Quest'anno siamo qua di nuovo, abbiamo fatto un grande sforzo sia economico sia organizzativo come sempre. L'idea è sempre quella di crescere, di dare continuità alla manifestazione, di portare la White Marble Marathon e la provincia di Massa Carrara a essere organizzatori di un grande evento di sport come le grandi città italiane. Tre percorsi. Più di 42 chilometri per la Maratona degli Eroi, con partenza e arrivo da Piazza Nazioni Unite a Marina di Carrara, passando da Marina di Massa attraverso le principali strade dei centri storici. La mezza maratona, valida come campionato nazionale dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport, avrà un percorso interamente pianeggiante di circa 21 km con partenza da Marina di Carrara e arrivo a Marina di Massa. Infine ci sarà la 10 km di corsa camminata non competitiva aperta a tutti. 500 volontari, 500 già iscritti alla maratona, non si contano insomma quelli che arriveranno per la maratona non competitiva, quindi grandi numeri. Grandi numeri. Che mi riempiono anche di orgoglio, soprattutto il fatto che abbiamo atleti che vengono da Messina, Ragusa, Manfredonia, dal nord Italia, Cuneo, Torino, Milano, Venezia, Vicenza, quindi veramente riusciamo a portare atleti da tutta Italia. Siamo la prima maratona nel calendario nazionale e quindi siamo i primi a esporsi. Gli organizzatori hanno interessato le eccellenze apuane come lo scultore Luciano Massari, creatore della medaglia in marmo, o la Fondazione Marmo che ha dato un importante contributo economico, ma la Fonte Viva White Marble Marathon è anche sociale.
L'anno scorso abbiamo preso un'auto per la pubblica assistenza, un'auto di servizio, abbiamo costruito un pozzo. Io personalmente ho una onlus insieme a un altro gruppo di amici, abbiamo una onlus che si chiama Charity in the World, che noi attraverso lo sport raccogliamo fondi per varie opere. Con i fondi dell'anno scorso abbiamo aperto un pozzo in Togo, un pozzo di acqua potabile in Togo, ma con altre manifestazioni abbiamo costruito una biblioteca amatrice, abbiamo costruito un dispensario in Etiopia, tutto attraverso i fondi che raccogliamo con le manifestazioni sportive che organizziamo. Un ricordo infine per Gianfranco Magni, il 36enne scomparso il 26 dicembre, grande appassionato di corsa, è stato istituito il premio speciale in sua memoria al primo maratoneta di Massa Carrara che taglierà il traguardo. E gli amministratori locali hanno lanciato un appello alla cittadinanza relativo al cambio di viabilità nel giorno della maratona. Lo scorso anno ci furono polemiche proprio sulla chiusura di alcune strade per permettere un regolare svolgimento della manifestazione. Sindaci e assessori di Massa e Carrara chiedono di seguire la viabilità alternativa che sarà ampiamente diffusa e, se possibile, usare mezzi alternativi all'auto. E vi ricordo questa sera l'appuntamento con Ne Parliamo dopo il TG, la nostra rubrica di approfondimento giornalistico. Vedo già pronta Laura Salvatore, andiamo a scoprire chi sarà l'ospite di questa sera. Eccoci, sì, siamo pronti, tutto pronto negli studi di Ne Parliamo dopo il TG. Questa sera con noi c'è Ettore Biagini, segretario nazionale veterani dello sport. Ettore, grazie, che ci viene a trovare, buonasera, per raccontarci di un'iniziativa importante che avete in programma il prossimo 5 febbraio, la prima Supercoppa di calcio che si svolgerà proprio allo stadio comunale di Massa. Di che cosa si tratta? È stata un'iniziativa che abbiamo convenuto con il Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco di Massa, con i quali da 2 anni è nata una nostra sinergia in occasione della ricorrenza, della conquista da parte dei Vigili del Fuoco di La Spezia del campionato italiano di calcio a livello nazionale. In una finale in pieno periodo di guerra, i Vigili del Fuoco di Spezia sconfissero il grande Torino di Pozzo, di Loig, Gabetto e Mazzola e conquistarono quindi il titolo di campioni italiani. 2 anni fa venne fuori l'iniziativa di ricordare questo evento e siamo andati come veterani dello sport insieme ai Vigili del Fuoco della Spezia all'Arena di Milano, dove abbiamo collocato una lapide a ricordo di questo evento. Dopodiché abbiamo fatto 2 anni di incontri triangolari o quadrangolari con gli ex aquilotti della Spezia, i Vigili del Fuoco, la nostra squadra dei veterani dello sport di Massa che da anni è campione italiana. A sua volta nel settore dei veterani dello sport. E qui c'è quindi Supercoppa. È venuta l'idea di fare, perché non facciamo un incontro di finalissima, chiamiamolo così, certo, fra le 2 squadre campioni italiani del 2017, e allora abbiamo dato concretezza. E l'avete portata a Massa, la farete. E abbiamo detto, è la prima volta, è giusto, ci pare, veniate voi da la loro squadra campione e la rappresentativa del Lazio, e volentieri loro hanno aderito a venire a giocare lunedì pomeriggio 5 febbraio nello stadio comunale di Massa, messo a disposizione con entusiasmo dall'amministrazione comunale e dall'Unione Sportiva. Ci mancherebbe, Allora va bene, Ettore, ti interrompo, a tra poco, rimanete con noi e parleremo più diffusamente sia di questa iniziativa che chiaramente rappresenta lo sport, no, nella sua essenza, possiamo dire, ma anche dell'Associazione dei Veterani dello Sport. Quindi restate con noi, a tra poco, a Ne Parliamo dopo il TG. Progetto Toscana ovunque bella. Il Comune di Massa promuove il territorio con 2 racconti digitali su Villa Rinchiostro, Orto Botanico e Castello Malaspina. È ora in attesa della pubblicazione della 3ª storia. Sentiamo. Prosegue la partecipazione del Comune di Massa a Toscana ovunque bella, un progetto realizzato dalla Regione Toscana con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e ANCI e che nasce per raccontare e promuovere i comuni toscani.
una piattaforma che vede il 70% dei comuni toscani già coinvolti, con 200 storie raccolte. Racconti digitali per conoscere la Toscana più inedita, quella meno nota agli occhi dei turisti e spesso degli stessi cittadini. Luoghi che potenzialmente potrebbero attrarre viaggiatori nazionali e internazionali. Il Comune di Massa ha inserito nel sito due racconti, uno sulla storia di Villa Rinchiostra, Museo Guadagnucci e Orto Botanico, ed una sul castello Malaspina. Crediamo che questo intervento di storytelling emozionale e non tradizionale, afferma Elena Mosti, assessore alla promozione del territorio e pari opportunità del Comune di Massa, possa contribuire a valorizzare il nostro patrimonio storico in una forma accattivante che coniuga la dimensione prettamente storica al racconto in un esito che, stimolando la curiosità del visitatore, lo induce a voler conoscere di persona il luogo raffigurato e pubblicato. La scheda racconto, continua la Mosti, è leggibile in lingua italiana e inglese e il portale è navigabile per interessi tematici e territoriali. L'assessore fa inoltre sapere che le foto caricate nel sito a corredo dei racconti sono state reperite dal patrimonio dell'archivio provinciale, altre invece sono state scattate appositamente dal custode del castello Bertolucci Guido, che ne ha concesso l'uso. Una, infine, è tratta dalla galleria fotografica del contest sul web Riscattando Massa. Il Comune di Massa è ora in attesa della pubblicazione del terzo racconto, dedicato a Piazza Aranci, alla sua storia e alle sue particolarità. Al via l'ora del teatro. La rassegna artistico-teatrale lunigianese organizzata dall'Associazione Culturale Officine Tocca Villa Giannetti a Monzone. Patrocinata dal Comune di Fivizzano, l'Eco della Lunigiana e Ai Piedi delle Apuane, è un'iniziativa che si articola in 5 appuntamenti a partire dal 2 febbraio fino al 24 febbraio e che unisce teatro, musica, mostra e degustazione del tè, con l'intento di sensibilizzare la comunità sul concetto di teatro e di quanto sia importante il suo ruolo nella crescita del singolo e nella società. Per informazioni e prenotazione è possibile inviare una mail a info@officinetoc.it oppure visitare la pagina Facebook Officine Toc o infine telefonare al numero 340 5371090. Ed ora invece vediamo chi festeggiamo questa sera con la rubrica degli auguri. Anche a Martina Cagetti per i suoi preziosi 18 anni. Dopo quasi 10 anni il Comune di Aul riapre il bando di concorso per l'assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il bando e la domanda sono consultabili dal sito internet del Comune e sarà attivo fino al 27 marzo. È motivo di orgoglio, commenta in una nota l'assessore alle politiche sociali Tania Brunetti, essere riusciti a riattivare la gara, ferma ormai ad una graduatoria di 10 anni fa. L'avviso, conclude la Brunetti, è riservato ai residenti del Comune di Aulla e a tutti coloro che praticano attività lavorativa nel territorio. Ed ora vediamo insieme che tempo farà nei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare.
Giovedì 1 febbraio si prevedono piogge e rovesci. Le temperature sono in calo, i venti soffiano tesi o forti e il mare molto mosso. Venerdì 2 febbraio, durante il mattino il cielo è nuvoloso. Nel pomeriggio il tempo migliora. Le temperature si portano in linea con le medie, i venti sono moderati e il mare molto mosso. Sabato il cielo è prevalentemente sereno. Domenica ritorno ad un tempo nuvoloso. Temperature in calo accompagnate da gelate notturne sui fondovalle della Lunigiana. Per ulteriori aggiornamenti visitate il sito www.metapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo. Con la rubrica dedicata al meteo si chiude questa edizione del telegiornale. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, vi lascio la programmazione della rete, quindi a ne parliamo dopo il TG. Arrivederci a tutti.